Il mondo dell'enogastronomia incontra il mondo del fumetto. Tutto questo è possibile solo a Luca Comics and Games con Foodmetti e Artisti delle Tavole, la manifestazione che unisce gli artisti del fumetto con i protagonisti della cucina. Tanti gli eventi a partire dalla colazione per arrivare al momento dell'aperitivo. Testimonial di questa edizione è lo chef Bruno Barbieri, protagonista del manifesto e di un albo speciale con Diabolik dal titolo Le regole dell'hotellerie. Terza edizione di Foodmetti, il festival dentro Luca Comics che cresce anno dopo anno grazie anche a tanti partner. Ci racconti un po' le chicche di questa edizione? Le chicche di questa edizione sono tante, partiamo ovviamente dal protagonista della nostra locandina disegnata da Peach Momoko, pluripremiata artista giapponese, tra l'altro ospite qui a Lucca. E quindi sto parlando di Bruno Barbieri ovviamente, e con cui abbiamo fatto un bel lavoro su Diabolik, grazie da Storina, con le storie di Tito Faraci e i disegni di Giuseppe Camuncoli. Poi andiamo su quello che avete visto all'ingresso, il gelato di Peratoons, grazie a Tunnue e ovviamente a Peratoons e alla gelateria dei Coltelli, che è montata a bordo di questa ennesima follia di Foodmetti. E l'isita con le sfogliatelle del commissario Ricciardi, quindi anche di Sergio Bonelli, un personaggio diciamo cross-mediale di fumetti e di serie TV, che si va a incrociare con la tradizione enogastronomica, o meglio gastronomica in questo caso qua, salernitana, con le sfogliatelle. E abbiamo un partner che quest'anno è locale, che è il Pastificio Morelli e il ristorante del Pastificio Morelli, che quindi ci incentriamo più sull'approccio, diciamo. L'anno scorso era Cristiano Tomei che fa cose, quest'anno è un approccio più pizza, osteria e così via, grazie appunto al Pastificio Morelli, che poi ha messo in campo una serie di personaggi e di professionisti che faranno pizza e assaggi di varie cose. Ma come se la cavano gli autori del mondo del fumetto ai fornelli o come bartender? Perché sappiamo che uno degli appuntamenti è anche l'aperitivo che unisce insomma il mondo dei cocktail al fumetto. Ma allora, come se la caveranno? Come se la sono cavata? Se la sono cavata bene. Come se la caveranno? Vediamo. Abbiamo Peach Momoko che fa, insomma, i famosi peschini di Lucca. Cioè, tutti quelli che sono venuti a Lucca hanno bevuto i peschini in piazza San Michele. Peach col suo nome non poteva fare altro che i peschini. Abbiamo anche altri protagonisti, tipo Damiano Carrara, che ogni anno fa la scultura di cioccolato per i Games, per l'area Games, e quest'anno viene a fare con noi un bello show per il 90° anno, compleanno di Paperino, con il direttore di Topolino. I cooking show quest'anno sono estremamente protagonisti, ne abbiamo quasi due al giorno come media, e direi che sarà un'edizione bella scoppiettante, sì. Numero speciale Diabolik con le regole dell'hotellerie, quindi con Bruno Barbieri. Ci racconti però com'è nata questa collaborazione? La storia vera? Ah, se possibile, sì. Allora, la storia vera è incredibile perché Giuseppe Camuncoli, ci conosciamo da 25 anni, penso, e lui è di Reggio Emilia, come me, e va da un ottico che è lo stesso di Bruno Barbieri. E si sono incontrati in un qualche modo e hanno condiviso questa passione qua per Diabolik. Bruno è un fan sfegatato del personaggio, e tra una battuta e l'altra è nata questa idea di fare una storia dove Bruno è protagonista o coprotagonista, in realtà più protagonista. È partita, è stata generata appunto da Giuseppe, che ha condotto tutto. Abbiamo coinvolto Tito Faraci, che è impazzito all'idea. E Bruno è un vulcano di energia e di entusiasmo, e Astorina ha dato un supporto assolutamente incondizionato, e quindi siamo partiti con questa ennesima follia di Foodmetti, che chissà dove potrà portare. Chissà dove la portare. Diciamo che qua abbiamo alzato l'asticella in maniera importante.